Welcome. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, Susie. Thank you. Welcome in the wellness valley. Welcome, the Technology Village, the first wellness campus in the world. We are a proud to host this global wellness summit. It's unique in the world. And we, were, we are very proud to share with you the wellness experience. I'm sorry, I Switch in Italian because I would like to more precise in the my speech. Grazie, grazie veramente per essere qui. Sono emozionato. Ho i brividi. È una giornata fantastica. Solo a pensare, che siamo qui. Per aiutare l'umanità siamo qui. Per contribuire a far sì che il mondo sia più bello è un onore incredibile. Ma ci rendiamo conto quanto siamo fortunati? Ci rendiamo conto che facciamo il lavoro più bello al mondo. Aiutare le persone a vivere meglio, più a lungo e in modo più felice. Ma cosa c'è di più del wellness? Ditemi se c'è una cosa di più del wellness. You, we are the best. Siamo persone che crediamo in una missione sociale. Siamo delle persone che crediamo nelle origini dell'uomo. L'uomo, le persone sono nate per muoversi. Ce lo siamo dimenticati. Migliaia di anni fa, milioni di anni fa, le persone sono state concepite per muoversi. Non sono state concepite per mangiare ir al ristorante, a Pasqua Natale con gli amici, e poi smaltire le calorie la settimana dopo le vacanze, il cibo. È come andare dal benzinaio con l'auto, riempirla di benzina, che è il cibo, poi esce la benzina dal serbatoio e poi gira attorno al distributore per consumarla. L'uomo è nato per muoversi e oggi ci troviamo qui. Rischiamo di morire di troppo riposo. Rischiamo l'involuzione della specie. In sole pochi anni siamo passati da 15 miglia al giorno, 20 miglia al giorno, più o meno, a meno di uno. Ci sono persone che non si muovono. E questo è un grandissimo rischio di sostenibilità per l'umanità. Il mondo ha bisogno del wellness, il mondo ha bisogno di rimettersi in moto. Dobbiamo ritornare alle nostre origini. Abbinando tutto il comfort che abbiamo oggi, questa meravigliosa era, ma riportandoci a uno stile di vita in grado di dare sostenibilità al mondo. Io amo la green economy, adoro la green economy, ma la green economy deve evolvere verso la wellness economy. Dobbiamo ripensare e rimettere al centro l'uomo. We need to back to basic, we need to. Back to human-centric approach. Dobbiamo ritornare alle nostre origini. E il Wellness è nato 2000 anni fa. L'antica Roma aveva già pensato che l'uomo doveva essere messo al centro il suo benessere, la sua felicità, la sua salute. Ci sono mosaici di duemila anni fa dove la gente faceva ginnastica, usava i pesi, faceva stretching, faceva relax e mangiava in un certo modo. Quindi il movimento, l'alimentazione sana, un approccio mentale positivo. Questi sono i tre pillar del wellness. Dobbiamo tutti insieme creare la condizione per rimettere l'uomo nel suo ambiente naturale. Una sana alimentazione, la dieta mediterranea, un movimento regolare tutti i giorni, ma soprattutto un approccio mentale positivo. Questo equilibrio fra corpo, mente e spirito creano benessere per l'umanità. Il wellness è sport, il wellness è fitness, il wellness è salute, il wellness è l'ombrello, exercise is performance, exercise is prevention, exercise is medicine. Dobbiamo prescrivere l'esercizio fisico il wellness come un nuovo e unico potentissimo farmaco, un farmaco che ha effetti collaterali solo positivi. Perché si è parlato molto dell'Italian Quality of Life. E ringrazio ancora Susi per aver scelto l'Italia. Il nostro paese vi ringrazia L'Emilia Romagna vi ringrazia, tutto il Tecno Gym Team vi ringrazia, perché siamo orgogliosi di condividere con voi quello che è il DNA della cultura italiana. È un DNA che si è formato come cultura, il wellness come cultura, il wellness come mindset, il wellness non andare nel gym tre volte la settimana, un'ora, ma vivere il wellness sette giorni la settimana per 24 ore. Da come dormo, da come respiro, da come sto con i miei amici, da come mi muovo, da come mangio, da come sto con la mia famiglia, da come vivo l'ambiente, l'arte, l'emozione, le aspirazioni. Tutte quelle cose intangibili che fanno la differenza. La qualità italiana di vita è fatta di un ambiente, di un ambiente naturale, di le bellezze dell'ambiente. L'emozione, l'emozione di vivere un ambiente. L'emozione di vivere nella natura. L'emozione di non una dieta punitiva che io... Devo fare una dieta con un approccio punitivo, che dopo tre diete di sicuro divento beso. Ma un'alimentazione naturale, semplice. Un'alimentazione fatta di elementi come il pesce, la verdura, i vegetali, la frutta, l'olio, l'olio d'oliva, tutti quegli elementi naturali che hanno dei grandi benefici per la natura. Ma ci deve essere l'emozione del design, la Ferrari, la Lamborghini, la TecnoGen. Ci deve essere l'emozione, l'aspirazione dell'ambiente, del design, il fashion la bellezza dell'uomo e della donna nel modo di porsi, la bellezza nel essere, come dire, emozionati nel momento in cui indosso una bella cosa. Tutti questi touch point costituiscono naturalmente... La cultura, la cultura dell'armonia del movimento, la cultura della bellezza del movimento, la cultura della bellezza della relazione, la bellezza di amare, la bellezza di stare insieme. Fermiamoci un attimo, un attimo. Ma ci rendiamo conto, il mondo è grande, enorme. Cesena è piccola, 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 un puntino invisibile. Persone come voi che sono venute da tutto il mondo, hanno fatto dei sacrifici per venire qui, hanno sacrificato la propria famiglia, il viaggio, il jet lag, tutte quelle che sono le difficoltà, il costo, il tempo per venire qui. E siamo qui in questo momento. Sette miliardi di persone, gli unici che in questo momento nel mondo stanno facendo una riflessione su come aiutare il mondo a essere più bello. Questa è la passione, questa è la motivazione che ci spinge. E noi vogliamo con voi, qui nella Wellness Valley, condividere alcuni elementi che possono essere portati nel mondo. Noi vogliamo essere molto umili, sinceramente. Io sono imbarazzato ad essere qui a parlare davanti a una platea così importante di leaders come voi. Mi sento imbarazzato perché so che voi avete molta più esperienza di me, ma se tutti insieme portiamo questo messaggio, nel mondo, di replicare tante, tante, tante wellness valley nel mondo. Perché la wellness valley la si può ricreare attraverso un impegno sociale, deve partire da una fondazione, deve, come abbiamo fatto noi con la Wellness Foundation, bisogna coinvolgere tutti gli stakeholders del territorio, tutti, università, scuole, ospedali, hotels, aziende, società sportive, fitness club, medici, scienziati, sportivi, giornalisti, operatori di settore, tutti gli stakeholders, le istituzioni, i governi, in un progetto che abbia un territorio. Quando si esce dall'autostrada, qui, c'è scritto in alto Cesena e sotto Wellness Valley. Wellness Valley è riconosciuto come un territorio nella cartina geografica italiana. Il Technogen Village è l'hub. L'hotel, l'ospedale, il club può diventare un hub. Deve diventare un hub. Deve diventare il fulcro. In qualsiasi città del mondo, in qualsiasi luogo del mondo ci deve essere un wellness hub che crea la cultura, che collega tutte le istituzioni e gli stakeholders come abbiamo fatto noi. La Wellness Valley è nata con lo spirito di coinvolgere tutte le parti sociali. La Wellness Valley non è la Technogym, la Wellness Valley non è Nerio, la Wellness Valley è una cultura, è un modo di pensare, è una legacy, è la nostra legacy. Un hotel, un resort, un ospedale, un club, una corporate, un luogo, una community può creare una legacy. Se tutti insieme creiamo una legacy, e tutti insieme promuoviamo il wellness on the go everyday everywhere abbiamo di fronte a noi delle opportunità incredibili di migliorare la qualità della vita delle persone, ridurre i costi per i governi, aumentare la produttività per le aziende. Il wellness on the go significa il wellness in ogni luogo. Significa il wellness in tutti i punti, in casa, in palestra, in ufficio, al lavoro, in hotel, durante i viaggi, in ospedale, in qualsiasi momento della vita. Il wellness on the go, il wellness a portata di mano. Oggi abbiamo una grande opportunità di poter cavalcare la quarta rivoluzione industriale, la digital transformation. Tutti insieme possiamo rendere accessibile, disponibile il wellness in ogni momento, in ogni luogo della vita. E trasferire l'education, l'informazione, i programmi, fare il tracking, avere i dati per creare degli output attraverso l'intelligenza artificiale. Possiamo sfruttare la tecnologia, che è non sempre è buona, ma noi, perché la tecnologia ha tanti lati negativi, ma noi vogliamo valorizzare, come Tecnogym, la tecnologia per la sua parte buona. Rendere accessibile il wellness in ogni luogo, in ogni momento della vita. Grazie alla connettività, Grazie ai contenuti, noi stiamo producendo contenuti, stiamo creando e abbiamo da tanti anni. Tecnogym ha fondato a Seattle nel 1996 la prima software house. Abbiamo realizzato il primo software per il training management a Seattle nel 1996 con la My Wellness Inc. Abbiamo sempre creduto nell'ecosistema. TecnoGym non ha mai creduto nel prodotto stand-alone, ma ha sempre creduto all'ecosistema. E l'ecosistema oggi permette di rendere accessibile il wellness con i contenuti. Posso avere un mio coach online, posso avere il mio feedback, posso avere i dati. Posso avere il mio intrattenimento, posso collegarmi con le assicurazioni, con i club, con i medici, con i trainers, con tutti gli operatori e fare un nuovo modello di business. Mi piace molto l'idea di shaping the new business model. L'idea di evolvere con innovazione sul modello di business. La vera innovazione nei prossimi anni non sarà quella dell'innovazione di prodotto, di servizio, ma sarà l'innovazione del modello di business. La quarta rivoluzione industriale ha fatto sì che sia possibile evolvere il modello di business attraverso delle partnership. Servono delle partnership strategiche. Serve il trust. Il trust. La quarta rivoluzione industriale si basa sul trust sulla sharing economy. Quindi insieme, insieme possiamo creare delle opportunità per l'umanità, insieme possiamo creare prevenzione, più performance, più felicità, ma abbiamo bisogno di partnership, di partnership strategiche fra leaders. Grazie. Alla quarta rivoluzione industriale possiamo veramente pensare che health is wealth. La salute è una ricchezza, è una ricchezza per tutti: prima di tutto per noi e le nostre famiglie, ma è una ricchezza per l'intero mondo, per tutti gli operatori che sono gli anziani, i giovani, i bambini chi vuole fare sport, tutte le persone che soprattutto si riconoscono nella famiglia. Ebbene, vorrei stare qui con voi tanto tempo, ma voglio concludere, voglio concludere con abbracciandoci tutti. Teniamoci, abbracciamoci tutti, uniamoci tutti, uniamoci tutti. Uniamoci tutti insieme in un grande progetto. Uniamoci tutti insieme in un grande progetto. Let's move for a better world! Be wellness. Be wellness. Let's move for a better world!